John Borno, ragazzi, e benvenuti in questo nuovo video. Benvenuti al pagellone da 0 a 10 della 22esima giornata del nostro campionato. Per la Lazio, la 21esima, ma ormai ci siamo imparati un po' a memoria questo giochino. Detto questo, ragazzi, vi invito come sempre ad iscrivervi al canale prima di cominciare, perché noto che state vedendo veramente in tanti ultimamente i miei video. Però in pochi vi state iscrivendo, cioè vi state iscrivendo abbastanza, però molti meno rispetto a quelli che stanno vedendo il mio video. Quindi, raga, mi raccomando, iscrivetevi, cliccate su sto tasto iscriviti, perché stiamo a appunto arrivando ad un bell'obiettivo e sono contento. Lasciatemi piace se volete il pagellone da 0 a 10 per quanto riguarda il calciomercato. Vi ricordo di seguirmi sui miei vari social network, quindi Instagram, quindi TikTok, i miei podcast su Spotify o le canzoni, e vi ricordo ovviamente che c'è un secondo canale in descrizione dove escono video giornalmente, quindi fate un salto anche lì e noi partiamo subito. Voto zero alle polemiche sterili di Commisso. Ho girato per diversi siti web in questi giorni per vederci un po' più chiaro. È pazzesco come il mondo sia pieno di gente che stravolge classifiche e investe su esagerazioni per aumentare i click, finché finalmente non mi sono abbattuto in una classifica di errori arbitrali studiati a puntino. Fa ridere perché qualche sito dà addirittura l'Inter 10 punti sopra le altre secondo errori arbitrali, quando in realtà quella è la classifica senza VAR, che quindi si limita a dire quali errori arbitrali sarebbero stati fatti senza la tecnologia. Ebbene, sono pronto a svelarvi il mondo come sarebbe se gli arbitri fossero dei robot perfetti. La Juventus avrebbe 2 punti di meno e l'Inter 1 punto in più. Sarebbero a pari punti le due se non fosse per la differenza reti che vede ancora sopra la vecchia signora. L'Atalanta avrebbe 1 punto in più, il Milan 1 punto in più, il Parma 1 in meno. Non sembra un pochino esagerato per gridare allo scandalo? Anzi, se c'è qualcuno che proprio dovrebbe lamentarsi, quello è il Napoli, più danneggiato di tutte, con 5 punti in meno di quelli che dovrebbe avere. Dovrebbe stare a 35, meno 5 dalla Champions. La Fiorentina di Commisso dovrebbe avere un punticino in più, ma se vuole glielo diamo. Voto 1 al Torino di Mazzarri. Dispiace per lui, ma l'esonero di Mazzarri era inevitabile. Una marea di scelte sbagliate in questa squadra, partendo dal caos estivo con Kolutra tenuto a forza e minacciato, passando per l'esclusione repentina da parte di Iago Falche, l'immobilità sul mercato in mezzo al campo e la partenza di qualche pedina utile. Non facciamo però che difendiamo Walter semplicemente a caso, visto che nelle colpe ci nuota e ci sguazza a stile libero. Da una delle migliori difese d'Europa, il Torino ha preso già 39 gol in 22 partite. Questa settimana, tra Lecce e Torino, la squadra da salvezza sembravano gli ospiti. Settimana scorsa ne hanno presi 7 tra le mura amiche contro l'Atalanta. Pazzesco. Voto 2 al nuovo anno giallorosso. Prima di tutto avevo pensato di dare il voto 2 al primo tempo della Roma, che permette al Sassuolo di chiudere in vantaggio per 3-0. Perché poi nella ripresa qualcosa si è visto, la Roma ha preso una rete, ma ne ha fatte ben due, ha cercato intensità sulle due fasce mettendo in difficoltà i rivali. Il problema però è l'insieme. Il 2020 della Roma è da squadra da retrocessione, ha perso contro il Torino in casa, poi di nuovo KO in casa contro i bianconeri, vinto a Genova per 3-1 e pari con la Lazio. Poi KO a Reggio Emilia. 4 punti in 5 partite, gli stessi del Lecce, uno in meno del Genoa, e non può andare così. Voto 3 al Cagliari che non sa più vincere. Quando Cerri segna al 96esimo il 2 dicembre, le ambizioni europee dei sardi si intensificano notevolmente. In pochi avrebbero pensato dopo 2 mesi di parlare di tutt'altra cosa. Quella è stata l'ultima vittoria dei sardi, poi tra pareggi beffardi e sconfitte inspiegabili o durissime, il Cagliari ha imbeccato in 8 partite senza mai fare 3 punti. Il pareggio di Cornelius al 94esimo spiega in modo più dettagliato il momentaccio dei sardi, che anche per questa volta mette in rassegna una non vittoria. Quel miracoloso sogno Champions, ormai, dista 7 punti, frutto anche delle discontinue gare di Roma e Atalanta. Il problema è che ha rimesso in gioco mezzo campionato per l'Europa. Poi, siamo sinceri, pareggiare con questo Parma è lecito, meno lecito tutto il percorso chiuso da questo pareggio. Voto 4 alla vergognosissima media della SPAL. Pronti via e i ferraresi erano già seppelliti da reti. Va benissimo, è la Lazio, squadra più forte, più in forma e più cattiva. Il problema è tutto il resto. L'umiliante e pesante sconfitta con la Lazio è la goccia che fa traboccare il vaso. La SPAL ha ancora 15 punti in 22 gare. Così come il Brescia, d'altronde, dal quale però ci si aspettava comunque meno rispetto alla squadra di Semplici. Stanno viaggiando con una media punti finale di 26, 26, giusto per darvi qualche statistica. Finisse così, arriverebbero a fare 16 punti in meno dello scorso anno. Qualcosa si è rotto e non può essere soltanto l'addio di Lazzari, non credete? Voto 5 ai pareggi di Milan e Atalanta. Pioli che va in conferenza stampa con il sorriso è il volto di chi non ci sta capendo molto senza Zlatan Ibrahimovic. Milan e Atalanta avevano senza alcun dubbio bisogno di uno strappo di personalità per dimostrare che possono davvero arrivare a ciò a cui ambiscono. Al Milan i 3 punti servivano per arrivare quarta ed accorciare sulla Champions.
all'Atalanta, addirittura per consolidare il quarto posto, centrandolo da soli e scavalcando quindi la Roma. Per entrambe due pareggi dal retrogusto amarognolo, e la cosa che mi preoccupa di più è che sembra bastare ai due tecnici. Settimana prossima però c'è Inter, Milan e Fiorentina-Atalanta, e allora lì vedremo. Voto 6 al gol di Bani, che consolida la stagione. Il gol all'ultimo di Bani rende giustizia ad un Bologna molto buono fino a questo punto della stagione. Periodo verde per la squadra di Mihajlovic, dopo la vittoria contro la SPAL, altra vittoria, che dimostra la differenza tra il Bologna e una squadra che lotta per la salvezza. Sessioni di mercato sempre intelligenti, sistema di gioco collaudato, la squadra rossoblù è pronta al grande salto e per il momento si prende anche la possibilità di sognare. Meno 2 dall'Europa, meno 9 dalla Champions. Pazzesco. Voto 7 al Napoli, che ha ripreso a correre. Il Napoli è tornato, lo urla forte mentre elimina la Lazio ed accede alle semifinali di Coppa Italia, lo urla forte mentre batte la Juventus per 2-1 fra la sorpresa generale e lo urla ancora più forte questa settimana, perché un napoletano dal cuore d'oro, Fabio Quagliarella, si sente in dovere davanti al proprio pubblico di far capire che lui è immortale. Doppietta che pare mettere nei casini tutta Napoli, ma poi la voglia di ribaltare il mondo, la cattiveria, le urla, Demme e Mertens. I partenopei sono ancora vivi, anzi, ora sembrano aver qualcosa in più che li spinga ad arrivare dove nessuno credeva ormai più. Il cammino è lungo e tortuoso, la Champions dista 9 punti, ma soprattutto gli azzurri fino ad oggi viaggiano con una media finale pari a 51. Pensate semplicemente che di base per arrivare in Champions servono una settantina di punti. Significa che Gattuso, per partecipare il prossimo anno alla competizione più importante del mondo, dovrà ancora fare 40 punti in 16 partite. 40 punti su 48. Un'infinità. Significa che di 16 partite dovrà fare 13 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte. Beh, in bocca al lupo. Voto 8 allo scontro Juventus-Inter. 3 punti a distanziare, 3 gol che la Juventus fa alla Fiorentina, 2 invece quelli esterni fatti all'Udinese dei Nerazzurri. Lo scontro al vertice tra le due squadre più titolate d'Italia e in Italia si fa sempre più intenso, sempre più interessante. Se qualche settimana fa si parlava di un Inter che partecipava alla guerra con una mitraglietta, ora si parla di una squadra, quella di Conte, che complice lo straordinario calciomercato fatto, è pronta per mettere in serie difficoltà Sarri. Non si arrendono, superano anche il momentaggio della pareggite. Come quando fa il gioco di quel tipo con tanti pacchi in mano che si sporge troppo e casca tutto. Hanno rischiato di far cadere tutto più volte, ma poi hanno ritrovato l'equilibrio. E settimana prossima c'è il derby, il crocevia di tutta la stagione. In mezzo a loro la Lazio, che mercoledì deciderà se fare la terza in quelle due che si giocano lo scudetto o, nel peggiore dei casi, fare la terza nelle due che migliaia di anni luce dietro ad oggi si giocano un posto in Champions. Voto 9 a Lecce Sassuolo Show. I primi, i salentini, mi lasciano esterefatto. 4-0 secco al Torino e sprint fondamentale. La squadra c'è, la squadra gira e Liverani è caparbio a far capire chi comanda. Allo stadio Via del Mare il tifo spinge la squadra a trionfare. Sotto la classifica si muove e il calciomercato si rivela essere un toccasana per i pugliesi. Presi Barak e Deiola sono loro i titolari e sono gli stessi che vanno in gol per primi, aprendo la gara. Poi il solito Pippo Falco, il Messi del Salento. Dalla parte opposta, una squadra che di base non ha gran bisogno di mostrare niente a nessuno, visto l'ottimo campionato che sta disputando, ma che in ogni caso demolisce la Roma per 3-0 già nel primo tempo. Boga è un mangiacampo e ti porta all'esaurimento. Berardi ritrovato, Caputo segna con estrema facilità. I neroverdi vanno in rete 4 volte in tutta la gara. La Roma è seppellita. Ai. E voto 10 a Ciro Immobile. Mercoledì sapremo la verità, se la Lazio è da scudetto o gli va bene questo. Quel che so è che dopo la probabile corsa rallentata di qualche giorno fa, i biancocelesti hanno ricominciato a correre. E in una Lazio in cui Caicedo andrà inevitabilmente in doppia cifra, Immobile ne fa 25. 25, riaggiorniamo il catalogo allora. 25 gol in 21 partite sono tanti tanti. Ancora 45 di media, regà, 45! Ma non solo. 36 è il record, gli mancano 11 reti per raggiungerlo. 11 reti sono 3 gol ogni 5 partite. Non voglio dire che ormai ci siamo, però siamo molto, molto vicini.